Avremo una stagione un pochino più ampia come periodo che partirà appunto dal 1º maggio, quindi un pochino in maniera un pochino più anticipata e potrà protrarsi volendo fino al 3 ottobre 2021. Quindi visto che abbiamo perso la Pasqua in cui non abbiamo potuto, in cui non potremo lavorare, però avremo un periodo comunque abbastanza congruo per riprendere. Abbiamo parlato dei protocolli di sicurezza perché naturalmente tutte le attività in spiaggia negli stabilimenti balneari verranno fatti con tutti i protocolli di sicurezza che già abbiamo affrontato anche l'anno scorso. Quindi abbiamo avuto una conferma di un corretto, diciamo, comportamento degli operatori balneari proprio per garantire la sicurezza. E infatti anche l'anno scorso non abbiamo avuto casi nei vari stabilimenti e questo è un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta, ecco. Quali sono quindi le misure di sicurezza e le linee guida da seguire che sono state confermate? Allora, tutte quelle che fanno comunque riferimento al distanziamento sociale, quindi l'uso dei dispositivi, mascherina sicuramente sulle aree comuni, però anche una distanza fra ombrelloni minima di 10,50 m, così come è stato appunto fatto nel 2020, l'uso delle attrezzature fatto da congiunti, da persone che vivono insieme. E quindi una cautela in tutto questo. È stato dato molto spazio anche al discorso della ristorazione in spiaggia, quindi di spazi, di potere di delivery, di poter anche ordinare i pasti da sotto l'ombrellone e poterli anche consumare sotto gli ombrelloni. Quello di ieri è stato il primo incontro, proprio quello per capire le linee più, diciamo, generali della situazione, però ci sono tante cose ancora da appurare, quindi rimane comunque aperto. Certo, ci saranno altri incontri di confronto dove poter appurare sia il discorso degli sport, dei beach e delle aree destinate a questo, perché sappiamo che ancora gli sport sono possibili solamente quelli a livello agonistico, quindi a livello amatoriale, in spiaggia, non so, il beach volley, il beach tennis, questi sport, come poter fare, se poterlo fare, dipende molto dalla curva epidemica, eventualmente anche un nuovo uso di quegli spazi, in quale maniera. Lo stanziamento di queste misure, della conferma delle misure valide anche per l'anno scorso, quindi dà il via la possibilità ai bagnini di iniziare anche con i lavori per l'allestimento e la preparazione delle spiagge. Certo, l'anno scorso fino alla fine di aprile non potevamo intervenire sulle spiagge per le manutenzioni. Quest'anno abbiamo già iniziato, sono già settimane che lavoriamo in modo di poter arrivare più preparati. L'anno scorso abbiamo dovuto correre, certe manutenzioni abbiamo dovuto anche lasciarle perdere perché abbiamo dato la precedenza alle cose più urgenti. Quest'anno invece abbiamo una tempistica più ragionevole, più umana per poter lavorare e per poter offrire in sicurezza tutti i servizi in maniera più consona. Quest'anno più che altro sarà ancora il turismo di prossimità che la farà da padrone, quindi il turismo interno, il turismo italiano e noi ci adopereremo in tutto perché questo avvenga il prima possibile.